Ha avuto gli stessi effetti di un tornado il Covid per tante aziende salernitane colpite e spazzate via da una crisi senza precedenti nei mesi di lockdown. Secondo il dossier della Camera di Commercio di Salerno, 800 imprenditori hanno scelto di alzare bandiera bianca e di chiudere le proprie attività. A pagare il prezzo maggiore sono state le ditte individuali e in particolare botteghe, negozi e microimprese, ma anche società di capitali e società di persone sono andate in affanno, un chiaro segnale di come la crisi economica provocata dalla pandemia non abbia risparmiato nessuno. Andrea Prete, presidente della Camera di Commercio di Salerno, ha commentato ad 8 Channel 696 lo scenario emerso dal dossier. È ovvio che alcuni hanno forse pensato, indipendentemente dalla loro posizione economica, vedendo un calo del lavoro, forse rendendosi conto che alcuni costi erano poco sostenibili, di procedere alla chiusura dell'attività. La domanda riparte quando la gente ha i soldi in tasca. E dato che questa epidemia ha colpito sotto l'aspetto economico praticamente tantissime fasce, è ovvio che se non cominciamo a fare iniziative che non sono tanto di sostegno alle varie attività, ma iniziative di ottima difesa del Recovery Fund, cioè mettere in ballo miliardi di euro per investimenti infrastrutturali pubblici, e allora solo allora avremo l'attivazione di un circuito virtuoso.